Cacciate da piazza Ciaccio Montalto, le prostitute a Trapani si sono riorganizzate e sono tornate sulla strada. Adesso stazionano in via Eurialo, una traversa della via Virgilio. Qui, bianche e nere, attendono i loro clienti all'imbrunire e qualcuna di loro sconfina anche nella centralissima via Virgilio per rubare i clienti alle colleghe che stazionano in una strada più appartata per non dare troppo nell'occhio. Una presenza che ha creato allarme tra i residenti, i quali chiedono a gran voce l'intervento delle forze dell'ordine, così come avevano fatto gli abitanti di piazza Ciaccio Montalto, costretti ad assistere a spettacoli indecorosi perché, secondo la loro denuncia, le prostitute si appartavano con i clienti sotto i balconi delle loro abitazioni. Stessa situazione in via Eurialo. La sera abbiamo paura di uscire di casa, in più di una circostanza, infatti, abbiamo assistito a risse tra prostitute bianche e prostitute nere, il coro dei residenti. È qui, in questa stradina chiusa e isolata, che le prostitute si appartano in auto con i loro clienti. Il blitz, effettuato lo scorso mese di agosto dalla polizia, aveva consentito di liberare la piazza dalle belle di notte. Nel corso dell'operazione, i poliziotti avevano fermato tre ragazze, due rumene e una nigeriana, che sono state identificate e multate in osservanza dell'ordinanza sindacale. Alcuni giorni prima, invece, erano stati gli agenti della polizia municipale a bloccare altre tre prostitute rumene. Due erano state sorprese ad attendere i clienti tra le viole di piazza Ciaccio Montalto, la terza invece in via Virgilio. Dopo un periodo di quiete, il fenomeno della prostituzione di strada è ricomparso con la via dedicata al guerriero troiano Eurialo, appunto, che è diventata la nuova strada del sesso a pagamento.